Consegniamo ora i premi alla ricerca. Per la categoria ricerca avanzata ricevono il premio Paolo Biagi per i suoi studi in campo archeologico. Monica Biglio, per la sua ricerca in ambito econometrico e macroeconomico. Adriano Sfriso, per le sue ricerche sull'ecologia degli ambienti marini costieri. Invitiamo a salire sul palco per la categoria Giovani Ricercatori i premiati Deborah Paci per la sua ricerca in ambito linguistico e sulla costruzione dell'identità italiana. Alessandra Perri, per le sue ricerche sugli investimenti diretti esteri in attività di ricerca e sviluppo. Viviana Re, per gli studi in ambito idrogeologico, isotopico e sulla qualità delle acque. Invitiamo a salire sul palco per il suo intervento Veronica West-Arlain. Sono molto onorata di essere stata scelta a rappresentare i Marie Curie ricercatori della Comunità Europea e spero di parlare a loro nome ringraziando l'Università di Ca' Foscari per la sua generosissima accoglienza. Mi piacerebbe parlarvi della mia ricerca per farvi vedere come c'entra il Medioevo per il nostro mondo di oggi. La recente storia dimostra ampiamente l'importanza della religione come forza storica fondamentale. Nello studiare l'Europa dell'Alto Medioevo si vede come questo periodo sia stato cruciale nella creazione della nostra identità e rimane alla base dei nostri assunti culturali e valori fondamentali. Visto che una così grande parte del nostro passato rimane presente nel mondo attuale, la storia medievale, forse ancora più della storia moderna, ci aiuta a porre domande di interesse immediato su etnicità e nazionalità, donne e genere, identità e religione. La mia ricerca si occupa dei conventi femminili italiani tra il 700 e il 1100 ed è un progetto interdisciplinare. Il monachesimo è un fenomeno importantissimo. In età medievale non rappresentava, al contrario di oggi, un ritirarsi dalla vita sociale, ma comportava anzi un pieno impegno nel mondo della politica, dell'economia e della cultura. Infatti, fin dall'inizio, i monasteri in Occidente rivestono un ruolo fondamentale nelle comunità locali come centri sociali ed economici
luoghi di missione e cristianizzazione, scuole e biblioteche. Molti conventi sono stati fondati sia dai re longobardi sia dagli imperatori. Altri sono di fondazione aristocratica, cioè fondati da duchi e conti. Le fonti della mia ricerca sono i documenti prodotti in questi luoghi, da dove si ricavano nomi, informazioni sull'origine sociale, le famiglie e le attività delle monache. Studiando queste fonti, vediamo come le monache, spesso descritte in collegamento con gli uomini e le donne della loro famiglia, appartenevano all'elite sociale ed erano rappresentative della composizione politica ed etnica della società italiana. Ho scelto di studiare in modo specifico 5 monasteri italiani particolarmente interessanti, in quanto sorti in città diverse, ma tutti e 5 ricchi di beni e di documenti e importanti per l'influenza esercitata. Santa Giulia a Brescia, Santa Sofia a Benevento, Sant'Andrea Maggiore a Ravenna, San Ciriaco a Roma e San Zaccaria qui a Venezia. Ho potuto ricostruire come funzionavano i rapporti tra la famiglia fondatrice e il monastero, che rimane come un vero possedimento di famiglia con quale esercitare un grande potere economico e politico sulle terre e sui beni avuti in donazione, ma anche, più importante ancora, come centro di preghiere per la salvezza dell'anima della famiglia e il culto della memoria dei morti. Prendiamo ad esempio il monastero di San Zaccaria. I collegamenti alle famiglie più influenti di Venezia sono evidenti. Nella cripta troviamo le tombe di almeno 4 dogi prima del 1000. Le badesse sono spesso sorelle, figlie e nuore di dogi, oppure sono le loro vedove. Il potere e le risorse di cui godevano dentro alle mura del monastero era praticamente uguale a quello dei maschi della famiglia. È un'immagine molto diffusa quella delle monache infelici, rinchiuse nei conventi a forza dalle loro famiglie, quando queste non avevano denaro per dotarle, senza nessuna vocazione religiosa. Ma questa immagine è relativa ad un periodo ben più tardo, che ci viene narrato e descritto in opere dei 600, 700 e 800, come sembrano mostrare i quadri di Pietro Longhi e di Francesco Guardi. Le monache del primo Medioevo erano invece molto lontane da questa rappresentazione. Erano al vertice del mondo politico, donne che non sempre potevano esercitare un potere regale o ducale in modo diretto, in una società dove questo era riservato agli uomini, ma lo facevano tramite la loro associazione con i maschi della famiglia, con un ruolo di controllo e di gestione di vaste proprietà, di beni e di lavoratori, nonché rivestendo un ruolo primario nell'educazione delle donne, delle famiglie importanti e di custodi delle tradizioni. La vita monastica, in un mondo in cui il parto era sempre un grande rischio, poteva essere proprio una scelta di carriera. Studiare l'evoluzione dei conventi altomedievali mi permette di indagare le tensioni fra il potere politico e religioso dominato dagli uomini e l'influenza di nobildonne, regine, badesse e monache. Si evidenzia così l'importanza del potere ideologico e sociale delle donne, che non solo erano responsabili del benessere e della salute delle anime di tutta la famiglia, ma anche, in tantissimi casi, esercitavano un potere economico e politico.
Questo tipo di potere rimane ancora in tantissime società di oggi l'unica maniera per le donne di influire sul mondo attorno di loro. Questo studio, che è storico ma anche antropologico e sociale, mi pare possa illuminare aspetti chiave di tante società moderne attraverso la comprensione di una società simile del passato. Grazie per l'attenzione. Consegniamo ora i premi alla didattica. Ricevono il premio Andrea De Benedictis. Fabrizio Gerli. Alberto Urbani. Consegniamo ora il premio all'innovazione e alla trasversalità della didattica. Vince il progetto The Urban Innovation Boot Camp. Sale sul palco Giancarlo Corò. Bene, mi è stato anche detto di spiegare che cos'è questo progetto The Urban Innovation Bootcamp. Vorrei chiamare qua nel palco anche due studentesse che hanno partecipato a questo progetto, Alberta ed Elisa, visto che i veri protagonisti e quindi direi anche i veri vincitori di questo premio sono gli studenti, è giusto che siano qui con me a condividere, diciamo, questa soddisfazione. Allora, che cos'è The Urban Innovation Bootcamp? È un laboratorio didattico nel quale vengono accelerate delle idee imprenditoriali che sono finalizzate a migliorare la qualità sociale e ambientale del territorio. I protagonisti di questo laboratorio sono stati 42 studenti, peraltro provenienti non tutti da Ca' Foscari, anche se in maggior parte da Ca' Foscari, anche qualche neolaureato. Sono stati divisi in 10 gruppi, per 8 settimane hanno lavorato allo sviluppo di idee, di progetti che, come dicevo, avevano questa finalità, innovazione in ambito sociale e ambientale. In queste 8 settimane abbiamo utilizzato principalmente un metodo ispirato dalla Design School dell'Università di Stanford, in particolare Design Thinking e Lean Startup, e di questi progetti 5 appunto progetti che sono stati selezionati in base a delle proposte che venivano dal territorio da alcuni innovatori, e la selezione è venuta sulla base dell'impatto positivo, sociale e ambientale che in un qualche modo prospettavano. Di questi progetti li vedete peraltro elencati, e chi vuole eventualmente approfondirli può fare già nella rivista che viene anche consegnata, e riferendosi magari anche al sito del The Urban Innovation Bootcamp, voglio ricordare uno, Chiama Mom in particolare, perché è un progetto che è in corso di realizzazione, quindi credo che questo sottolinei anche il successo delle iniziative, e in corso di realizzazione, nel senso che si tratta di un servizio a chiamata che utilizza un'applicazione per smartphone, rivolto
agli studenti, ai giovani, che, come dire, nel muoversi in ore di morbida, in particolare quelle notturne, non hanno dei servizi adeguati di trasporto e eventualmente, soprattutto il sabato sera, possono incorrere in qualche rischio o pericolo anche di sicurezza. È per questo che si è trovata appunto questa soluzione, d'accordo con, in accordo, in cooperazione con l'azienda locale della mobilità e con le istituzioni locali. Un altro progetto secondo me significativo è quello che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, interessante perché rispetto alla proposta originaria che era stata fatta in questo caso dall'utility ambientale del territorio, il bootcamp ha svolto una funzione importante, ha modificato direi anche abbastanza radicalmente l'idea originaria, dimostrando che soluzioni diverse erano possibili. Ma per questo passerei la parola ad Alberta, che è stata protagonista di questo gruppo e che può, insieme poi ad Elisa, anche dire due parole sull'esperienza che hanno vissuto come studenti protagonisti del bootcamp. Beh, quando mi sono iscritta al bootcamp non mi sarei mai aspettata un'esperienza così coinvolgente. Il mio gruppo ha lavorato sulla raccolta del cartone per le attività commerciali del centro storico della città di Treviso, andando inizialmente a proporre un contenitore da tenere all'interno del negozio. Tuttavia, dopo la prima sessione di interviste con i negozianti, ci siamo accorti che la nostra idea era stata brutalmente bocciata dal 99% dei negozianti, ma abbiamo fatto di questa difficoltà un'opportunità. E grazie a un ascolto più attento proprio delle esigenze di questi negozianti, siamo andati a proporre loro un'alternativa migliore e completamente diversa da quella iniziale. Si è soliti dire essere al posto giusto nel momento giusto, ma il bootcamp è stato più un trovarsi con le persone giuste e poi il resto è venuto piano piano da sé. Elisa? Il bootcamp è stato per me quell'esperienza che ogni studente cerca in uno stage e qualcosa in più. È un ambiente positivo e innovativo dove dare libero spazio alle idee. La caratteristica fondamentale di questo laboratorio di innovazione consiste nell'applicazione concreta delle nozioni apprese su argomenti attuali, quotidiani e legati al luogo. Ed è proprio questa concretezza, questo contatto diretto con le persone, questo lavoro di gruppo che ci hanno permesso di provare sulla nostra pelle come affrontare ogni tipo di problema. Il lavoro di gruppo è stato fondamentale per imparare l'uno dall'altro e per applicare le nostre conoscenze, infatti eravamo tutti provenienti da una diversa area di studi. E infine, penso che ognuno di noi abbia avuto la possibilità di crescere sia a livello personale che a livello professionale. Bene, già hanno, secondo me, detto molto anche di quelli che sono i fattori di successo di questo, di questa esperienza, di questo laboratorio. Li vorrei rapidamente richiamare, che sono, uno, questo del misurarsi con l'esperienza. L'esperienza sfida le nostre conoscenze e motiva gli studenti a cercarne di nuove e, come dire, rende efficace il processo di apprendimento. Secondo aspetto importante, che questo che è stato ricordato, è la multidisciplinarietà. Noi nel bootcamp abbiamo in un qualche modo attivato tutte le anime disciplinari di Ca' Foscari, anche con il contributo di studenti non Ca' Foscarini: economia e management, lingue, humanities, scienze ambientali, informatica. Insieme gli studenti provenienti da queste diverse aree hanno visto i problemi da lati diversi, trovando soluzioni originali ed efficaci. Terzo aspetto importante, l'apertura internazionale, che non è solo usare l'inglese, ancorché è stata la lingua ufficiale del bootcamp, ma significa essere in rete con il mondo, dove ci sono le soluzioni possibili ai problemi locali che abbiamo. E proprio questo è il quarto aspetto, secondo me, importante, l'ancoraggio a un territorio. Come più volte ha ripetuto il rettore, un'università non è solo situata in un territorio, non è, diciamo, nella città, è della città, è del territorio. E questo territorio è il laboratorio che ci pone
di fronte degli interrogativi ai quali rispondere, ai quali adattare soluzioni e tecnologie di carattere mondiale. L'ultimo aspetto, non meno importante, è che iniziative come questa, di natura imprenditoriale, innovativa e imprenditoriale, richiede anche, potremmo dire, un'università imprenditoriale, che non significa un'università privata, anzi, credo che, insomma, con il contributo di studenti, molti docenti che hanno collaborato come esperti, tutor, mentor all'interno dei gruppi, il personale tecnico amministrativo, e qua voglio veramente ringraziarlo, in particolare quello che opera nel campus Ca' Foscari di Treviso, abbiamo qua Marco Parussolo, Alessandra Scroccaro, due assegnisti che hanno dato un contributo fondamentale a questo progetto, e anche Silvia Lovatti, che ha saputo davvero trovare le soluzioni compatibili tra lo spirito innovativo del progetto e la necessità comunque di rispettare delle regole amministrative, ma dimostrando in questo modo che l'innovazione è possibile all'interno dell'università, tanto più in un grande ateneo come Ca' Foscari. Grazie e arrivederci. Arrivederci alla prossima esperienza del Bootcamp, visto che abbiamo già appunto la prossima iniziativa progettata. Grazie. Premiamo ora i tre migliori studenti di ciascun corso di laurea triennale. Ringraziamo Fondazione Coin e il gruppo Banco Popolare. Valentina Ferraro. Meriem Mizzane. Luca Florean. Matteo Presottin. Stefano Furlan. Alessandro Messana. Stefania Liberali. Francesca Toso. Camilla Di Maulo. Georgiana Ursache. Claudia Cotoloni. Carlotta Ferro. Massimo Perzolla. Maddalena Josefin Lamura. Giada Datos. Alberto Andolfatto. Niccolò Rossi. Lorenzo Giudice. Cotonò Yoshida. Antonio Emanuele Cinà. Miriam Barbaro. Giulia Dalicco. Alice De Santis. Alessia Maselli. Anna Scaramellini. Marina Panozzo. Martina Del Core. Beatrice Autelli. Marco Stapane. Arianna Vanelli.
Ludovica Romano. Gioele Lazzari. Francesca Papini. Giovanni Mario. Sara Furlan. Elisa Bergamo. Linda Bergamin. Chiara Toneguzzo. Giovanni Posocco. Alessandro Magarotto. Sara Lunardon. Matilde Kratter. Irene Doro. Consegniamo ancora un ultimo premio, intitolato alla memoria del cadolfiniano Alfio Torrisi. Invitiamo sul palco per la consegna Paolo Bortot. Vince il premio Cristina Randazzo Papa. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite.